Ciao a tutti e benvenuti alla Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Allora, è iniziata la giornata di Serie A con le partite di Genoa e Bologna, un 2-2 rocambolesco con la squadra di Italiano che va in vantaggio di 2 gol e poi un grandissimo Andrea Pinamonti consente a Gilardino di trovare il pareggio in rimonta 2-2. Sono molto contento per il Genoa perché sta attraversando una situazione non facile. E comunque trovare il carattere, la voglia in casa davanti ai propri tifosi di rimontare uno 0-2 in una situazione di crisi. Sono contento anche per Andrea Pinamonti che segna 2 gol, tra l'altro uno più bello dell'altro, il secondo di testa è spettacolare, oltre che importantissimo. Quindi mi dispiace per il Bologna ovviamente, ma sono molto contento per il Genoa e per Andrea Pinamonti in particolare, e anche per Alberto Gilardino che se lo merita, sta allenando in una situazione difficilissima. In più è una persona sempre educata, corretta, pacata, bravo nel suo lavoro, perché secondo me è un ottimo allenatore. Quindi mi ha fatto piacere, al di là che mi dispiace per il Bologna ovviamente, ma vista dalla parte del Genoa, di Pinamonti, di Gilardino, sono molto contento di questa rimonta. Poi anche la partita tra Parma e Como finita anche lì 1-1, adesso sta per giocare il Milan e quindi poi vedremo cosa farà la squadra di Fonseca a San Siro. Però noi ci dobbiamo concentrare su domani sera. Oggi sono Milan e Juventus, una dopo l'altra, una alle 18, una alle 20:45. A noi tocca domani sera con la Roma, ormai lo sapete, inutile che sto a tornarci. Ci sono un po' di dubbi di formazione per quanto riguarda l'Inter, ma sembrano risolti con Pavarso al posto di Bissek, cioè titolare Bissek in panchina, Darmian che vince il ballottaggio con Dumfries, la Tula davanti, e quindi per il resto non ci dovrebbero essere particolari sorprese. Oggi voglio fare un esperimento, ragazzi, voglio commentare le parole di Inzaghi, però facendovi vedere le parole di Inzaghi, quindi, e commentare quelle di Juric facendovi vedere quelle di Juric, quindi senza sentirle da me. È un esperimento, proviamo, quindi io lancio la clip di Simone Inzaghi e poi rientriamo e commentiamo le parole di Simone Inzaghi. Vi lancio la clip di Juric, poco tempo, è 1 minuto e mezzo, e poi commentiamo le parole di Juric. Proviamo, poi voi nei commenti mi direte se questo tipo di format prepartita vi può piacere oppure no, e poi decidiamo se andare avanti così. Intanto sentiamo cosa dice Inzaghi in conferenza stampa e poi rientriamo. Ma senz'altro la sosta delle nazionali non ci deve influenzare. Sappiamo che prima della sosta venivamo da 3 vittorie, dobbiamo continuare nel nostro percorso. I ragazzi sono rientrati abbastanza bene, qualcuno con qualche problemino, però in questi ultimi 2 o 3 giorni abbiamo lavorato bene, sapendo che ricominciamo con una partita molto difficile all'Olimpico con la Roma. Juric ce l'abbiamo incontrato tante volte in questi anni, chiaramente sta portando la sua filosofia alla Roma e noi dovremo farci trovare pronti per fare una partita sia in possesso importante. Insomma, ci vorrà una grande Inter. Sappiamo che andremo incontro a 7 partite in 20 giorni, quindi dovremo essere tutti quanti bravi, ma in questo momento l'unico mio pensiero della squadra è di prepararci bene per la partita di domani sera con la Roma. Partita difficile per il mister, lo sa, lo dice, bisogna ritrovare l'Inter dell'anno scorso, si arriva dopo la sosta, Simone Inzaghi non ha paura di questo break che c'è stato, però è anche vero che l'Inter prima della sosta, come dice anche il mister, aveva trovato un po' di continuità, sempre prendendo troppi gol, però 3 vittorie di fila, 2 in campionato, 1 in Champions League, 10 gol segnati in 3 partite, quindi l'Inter stava cominciando a macinare, no? Gioco, certo, in fase difensiva bisogna ancora migliorare, perché 2 gol presi col Torino in 10 e 2 gol presi con l'Udinese sicuramente non sono una cosa positiva. Poi c'è il 4-0 con la Stella Rossa in Champions League, a livello offensivo, realizzativo, siamo ancora al top, perché fare 10 gol in 3 partite, tra l'altro una in trasferta, non è per niente facile, però a fase difensiva, lo sa anche Simone Inzaghi, bisogna migliorare. E quindi conosce bene la Roma Simone Inzaghi, sa la squadra di Juric attualmente cosa sta passando, come stanno andando le cose, e quindi è ovvio
che da questo punto di vista anche la Roma avrà della cattiveria, fra poco sportiva ovviamente. Adesso sentiremo anche le parole di Juric. Quello che dice Inzaghi è abbastanza logico, ma da un punto di vista, altro punto di vista mette un pochino di ansia. Lo sappiamo, è un dato di fatto, l'Inter giocherà 7 partite in 20 giorni, un'enormità, un'enormità. Poi io devo leggere i commenti in cui mi si dice che vabbè, ma cosa vogliono, ma devono giocare, guadagnano soldi. Io non so più come rispondere, non è una questione di soldi, è questione di fisico, di spettacolo, perché poi anche noi vediamo le partite, molte volte ci lamentiamo che le partite non sono all'altezza, che i giocatori sono stanchi, come fanno a essere stanchi i giocatori che sono ben allenati e non si allenano, giocano e basta, e quindi è abbastanza facile capirlo. Quindi chi mi scrive: "Ah, ma guadagnano tanto, basta con questa storia, pensa allora che si alza la mattina presto", ma che c'entra? Sono discorsi che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Stiamo parlando di calcio e di quanto spettacolo c'è, di quanta fatica c'è. Cosa c'entra rapportarlo con tutto il resto? Quindi il punto è che se non ci si allena ci si spacca, se non ci si allena non si può essere sempre al 100%, si gioca troppo, quindi ci si affatica tanto e poi arrivano anche gli infortuni. È abbastanza semplice, non è che c'è bisogno di fare tanta filosofia. Comunque, da questo è il punto di vista di Simone Inzaghi. Anche però Juric ha le sue cose a cui pensare. Una vittoria contro l'Inter avvicinerebbe la Roma alla vetta, avvicinerebbe la Roma all'Inter e le porterebbe a ridosso dell'Inter. Gioca in casa, si deve riscattare, recupera tutti, perché Juric recupera sia Dybala, e questo lo si sapeva, sia Dobic. E Juric dice che sono al 100%, e allora andiamo a sentire cosa dice l'allenatore della Roma, poi rientriamo. No, di Inter sappiamo tutto, penso che è top squadra, da anni gioca un grandissimo calcio, sarà una partita difficilissima, no? In quel senso. I giocatori, quelli che sono rimasti, hanno lavorato molto bene, sono rimasto molto contento, con altri che sono tornati, mi sembrano che sono tornati con grande entusiasmo, senza problemi. Non hanno punti deboli, è sempre... cioè, è sempre molto molto difficile per affrontarli per tutti, no? Perché si conoscono da anni, hanno un gioco secondo me bello, dove scambiano molto le posizioni, dove sanno quello che devono fare. C'è la caratteristica principale, secondo me, le conoscenze che hanno, perché da anni sono stessi giocatori, sanno esattamente come gestire varie situazioni. Noi cercheremo di fare la nostra partita come solito, con stessi concetti, cercando di metterle in difficoltà. No, Artem è tornato con un piccolo fastidio, però ha recuperato gli ultimi giorni bene, l'abbiamo visto molto bene. Paolo ha fatto una fase di recupero dove lo volevamo mettere a posto e adesso ha fatto 3-4 allenamenti, cioè alla grande. Lo gestiremo a base della partita, dipende come lo vediamo, però sono tutte e due al 100%, no? Stanno bene. Insomma, Juric ha delle speranze, sa che l'Inter è una squadra molto molto forte e la dipinge come la squadra più forte di tutte, e effettivamente l'Inter, al di là di tutto, è la squadra campione in carica e quindi è la squadra che deve difendere lo scudetto, è la squadra che in questi anni ha sicuramente espresso il gioco migliore, il calcio migliore, quest'anno è migliorata anche a livello di singoli, anche se poi domani contro la Roma non ci saranno né Zielinski né Aslani, uno per l'infortunio alla coscia muscolare, l'altro per una botta presa con la nazionale, e quindi comunque a centrocampo qualche problema ci sarà con il solo Frattesi in panchina, ed è il problema che si è spesso proposto l'anno scorso. C'è Behrenbruch che arriva dalla Primavera, che è un giocatore sicuramente molto interessante, che potrebbe anche essere utile a partita in corso, vediamo quello che succederà. Comunque ragazzi, loro sono pronti, noi siamo pronti, almeno lo vediamo oggi. Vediamo cosa fa fra poco il Milan, vediamo cosa fa stasera la Juventus, poi ovviamente c'è il Napoli anche, quindi attenzione perché la prima in classifica, la capo classifica in questo momento, la capolista è il Napoli, quindi bisogna guardare con l'occhio più interessato di tutti il risultato del Napoli, che fino alla decima giornata ha, secondo me, un calendario tranquillo se non si penalizza da sola, e quindi occhio al Napoli perché è lei che è il Napoli in questo momento davanti e non deve andare via, non deve fuggire. E poi dopo vediamo, dalla decima in poi, vediamo quello che succede. L'Inter avrà adesso la Roma, poi alla Juventus, poi comincia a essere il calendario un pochino più equilibrato. Ditemi cosa ne pensate voi nei commenti, ragazzi. Intanto pollice in su, lo schiacciate solo se vi è piaciuto il video, altrimenti no. Campanella, notifica. E poi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ciao, sempre Forza Inter, ci vediamo domani. Ciao a tutti, amici della Zona.